È stato quindi più difficile vivere sempre chiusi e questo ha aumentato le segnalazioni in questi mesi. Assolutamente sì. Le persone stanche, esasperate, le chiamate si sono decuplicate, le mail anche, e di questo abbiamo avuto conferma anche dal comandante Altamura, dal nostro comandante della Polizia Locale di Verona. Anche loro hanno avuto un aumento esponenziale delle segnalazioni anche riguardanti i conflitti in condominio. In cosa consiste l'accordo che è stato siglato ieri con la Polizia Municipale di Verona? Il naturale ruolo di filtro dell'amministratore per quanto riguarda tutte quelle che sono quelle conflittualità condominiali o anche tutti quei problemi, pensiamo alla prostituzione negli appartamenti piuttosto che lo spaccio, sono tutte attività che per forza di cose si sono spostate oggi all'interno dell'unità immobiliare. Se prima venivano all'esterno, chiaramente con le limitazioni che ci sono, si sono spostate all'interno. Pensiamo anche poi a situazioni di particolare disagio o di degrado che sono sì di natura condominiale e in pertinenze private, ma evidentemente poi richiedono anche l'intervento delle autorità. Per cui tante volte, ecco, polizia locale e amministratori si trovavano l'uno e l'altro soli in queste battaglie e invece con questa sinergia sicuramente si potranno affrontare tante tematiche in maniera più efficace, insomma, aiutando la nostra polizia locale, le istituzioni e anche gli amministratori. Ecco, in questo senso il ruolo di amministratore professionista, di memoria storica del fabbricato, di colui che conosce bene le dinamiche all'interno, diviene fondamentale, insomma.